per questo nuovo video direttamente da Lugano. Io quando vado in Svizzera parto sempre da Lugano, prendo come base d'appoggio Lugano, e oggi vado a fare due o tre passi che, diciamo, mi sono tenuto indietro, che non ho fatto, quindi approfitto del giorno di riposo per fare questi due o tre passi, e approfitto anche della giornata davvero spettacolare. Adesso mi faccio un po' qua il lungolago, poi andiamo e partiamo. Lugano è sempre bellissimo, ragazzi. Lugano è sempre Lugano. Che bello. Va che bello. Che ragazzi, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, eccoci usciti dall'autostrada. Siamo ai piedi del passo Lucomagno. Guardate che vallata stupenda. Le Alpi svizzere non deludono mai. Comunque fa freschino, ci sono in questo momento 17 gradi. Sto pensando di fermarmi un secondo per mettere su qualcosa per coprirmi, perché è un po' freschino. Ok, mi sono vestito un attimo, un po' più pesante, perché 14 gradi ragazzi ad agosto, immagino qua a dicembre. Comunque il Lucomagno qua mi segna 34 km, quindi sarà una bella scalata. Dopo il Lucomagno farò l'Oberalp e poi andrò giù per il San Gottardo, però dalla parte, diciamo, della Tremola. Che strada ragazzi, ma che spettacolo. Cioè, mancano 15 km alla vetta, guardate, fischia. Vabbè, c'è comunque il limite di 80, però ragazzi, c'è 80 all'ora, te la godi comunque questa strada. Che panorama, paesaggio ragazzi, che paesaggio, wow. Ma guardate qua ragazzi, wow. Porco Giuda te. Non so se di là c'è un'altra strada da poter fare. Oh! Passo Lucomagno. Che spettacolo! Ma che casette lì sotto! Wow! Oh wow! Acqua calda! Ah, va, spettacolo ragazzi! Complimenti al ciclista, sempre i complimenti ai ciclisti, perché fanno un sacco di fatica ragazzi, rispetto per i ciclisti, sempre, solo quando non fanno i bravi e si mettono in gruppo in mezzo alla strada, allora lì si possono scambiare per birilli. No, scherzo, dai. Comunque guardate che posto, che posto! Siamo sulla luna! Spettacolo! Va, che strada, wow! Belle curve, belle curvette! E che cacchio!
mucche, ma quante mucche? Oh, mucchetta, c'è una mucchetta. Questo è un sacco qua, ce ne sono un sacco. No, fantastico ragazzi, fantastico, da fare. Che pietra marmorea. Guarda qua, sopra un po' c'è il laghetto, siamo a 600 metri dal passo in pratica. Ma che spettacolo, bellissimo. Passo Lucomagno, bello, bravi svizzeri. Passo Lucomagno ragazzi, benvenuti in Val Medel. Va, adesso vedo se riesco a trovare un posto panoramico più in là. Se puoi da passare. Cartelli di divieto non ne vedo. Ah, va che storia! Che storia, spettacolo! Ehi, qualche foto sulla diga l'ho fatta. Qua ragazzi non c'è cartelli, quindi in teoria. Comunque mi sto prendendo bene per la fotografia. Adesso sto valutando, ad ottobre a Bergamo c'è un corso, quindi mi sa che mi iscriverò. E va che spot qua. Non è che posso far foto da tutte le parti ragazzi, se non vengo più a casa. Quindi adesso scendiamo da Lucomagno e andiamo a prendere la strada per l'Oberalp. Davvero bellissimo, guardate qua, belle stile Heidi ragazzi, paeselli stile Heidi, bellissimo. Il mio sogno ragazzi, trasferirmi qua, lì, quella baita lì la ristrutturiamo e ci mettiamo a vivere lì, ci prendiamo le pecorelle, le caprette che fanno ciao, le caprette ti fanno ciao. Ciao, spettacolo, lo svedese. Zizi Top ragazzi, peccato che non posso mettere le canzoni di Zizi Top, se no metterei la canzoncina di Zizi Top. Guarda qua, che spettacolo, che posto, ma che posto, mucche, paese, siamo a Disentis Müster, spettacolo ragazzi. Spettacolo ragazzi, una 30, fine, possiamo andare a 50,
e si va per l'Oberalp. Allora, i passi svizzeri sono bellissimi, però sinceramente le strade sono troppo larghe. A me piacciono le strade strette, ragazzi. Non c'è niente da fare, più stretta è, meglio è. Almeno per me. Poi, che largo, con la strada larga si ti diverti, cioè nel senso, puoi andare forte e tutto, però cioè sulla strada stretta di montagna ti, per me, cioè ti esce quella sensazione di adrenalina in più che non fa mai male in moto, sicuramente stando attenti e non facendo i ganassa, però che posti. Comunque, ragazzi, una volta venire in Svizzera conveniva per far benzina. Adesso, perché se venite in Svizzera venite col pieno, non fate benzina in Svizzera, perché vabbè, io ho fatto proprio 5 euro per uscire, ho fatto il pieno in Italia comunque, quindi ho fatto tipo un 5 euro. Però, cioè, ho fatto 2 litri in pratica. Adesso almeno in Italia prezzo medio è sull'1,7, qua prezzo medio è sui 2,22. Considerando che il cambio al momento è sfavorevole, ovvero per dare 2 euro, 2 franchi, io in pratica devo spendere 2,40 euro più o meno, fai 2,20 euro. Vuol dire che se la benzina è 2,2, io almeno, cioè, vuol dire che più o meno è sui 2,4 o 2,5. 5 euro 2 litri in pratica. E niente. Al momento, se volete spendere meno, andate a Livigno. Sarà uno dei prossimi giretti che farò sicuramente. Livigno è sempre a Livigno. Andremo a prendere, fa scorta di sigarette per qualche amico. Perché tanto io non fumo, quindi mi prendo sul cioccolato io. Ma piace mangiamo. Quindi niente, qua fra un po' mi sa che arriviamo all'Oberalp. Adesso è un po' più strettino, è un po' più bellino, guarda qua che paesaggio. Gradazione che sta lentamente salendo, siamo quasi a 19 gradi. Cioè siamo a 19 gradi. E va che strada, tac. Qua, bom. Va che strada, al Buschet, bello bello bello. Control the airwaves.
negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to all survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Passo, questo è il passo, ragazzi, passo, passo per Alp. Opera il passo, bello, 2004, bellissimo, spettacolo, via con la foto, via con la foto. Ieri San Moritz davo Zermatt, la sera Express, Oberalp, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Qua iniziamo a scendere, wow. Da qua c'è il binario del treno, madonna mia. E l'immagine, cartolina, cartolina, direttamente dalla Svizzera, ci mettete su un bel francobollo e la spedite a chi volete. Spettacolo! Woo! Qua siamo vicini anche al Grimsel Pass, Grimsel Pass, che ho fatto l'anno scorso, credo, o l'anno scorso o due anni fa. Vi lascerò il video nella scheda in alto a destra, come solito. Erano due video dove avevo fatto una sorta di weekend. Ah, va. Cioè, lo Stelvio Svissero, questo passo, ragazzi, spettacolo. Ok, ragazzi, adesso si sale per il San Gottardo. Comunque il contesto è sempre bellissimo qua in Svizzera. Andate qua. Qua in pratica era il posto, c'è la strada dove l'altra volta ero andato verso il Furka, che sta appunto sulla destra o sulla sinistra venendo giù dal Gottardo. Che Gottardo è spettacolare, ragazzi. C'ho la tremola, faremo la tremola per la prima volta in discesa. Magari prossima volta farò un altro giro, perché mi manca ancora da in questa zona, mi mancherebbe il Sempione, però si fa o l'anno prossimo o magari in settembre. Mi si è scaricata la batteria, ragazzi, sono qua, ci sono un po' di lavori, guardate qua che bello, porco Giuda, spettacolo. Attenzione qua. Adesso qua scendiamo. Adesso qua giro dentro, perché poi dobbiamo scendere di là. Adesso vedo che vedi, è tremola e di qua. Oh, perfetto. Passo dal Gottardo, ragazzi. Andiamo per di qua, per la tremola.
tremola, tremola. Tremola. Vediamo com'è. Non avendola mai fatta. Ragazzi, eccola la tremola, bellissima, bellissima, è da fare anche in salita, sarà da fare, bellissimo. Qua foto, ci sta la foto. Prossima volta che siamo in zona si fa questa in salita. Ma va, bellissimo. Wow, guarda qua, guarda qua. Ah, la V-Strom qua le mangia a colazione ste strade, ragazzi, bellissimo, tutto a San Petrini, e non danno, cioè almeno, poi non so, magari con un altro tipo di moto, però è quasi come se fosse asfaltata. Sì, si sente un po', però appena appena. Ah, che spettacolo! Woo! E la prossima volta in salita, ragazzi, ma che bello! Da qua, guarda qua, madonna mia! Bellissimo! Bellissimo! Ora io vado giù di qua, giusto? Ok! Ah, ma che casarmone qua! Airolo, io vado giù da Airolo. Eccola qua, un altro pezzo, quindi ragazzi i saluti li facciamo dopo perché c'è un altro pezzo della tremola. Io ragazzi adesso inizio a salutarvi, comunque manca davvero poco alla fine della tremola, appunto, che l'ultimo pezzo è un po' misto tra diciamo pavé e asfalto. E niente ragazzi, vi ringrazio ancora per aver visto questo video. Ovviamente se vi è piaciuto un bel pollice in su, lasciate anche un commento nel caso lo vogliate, lasciate un bel commento con scritto se volete che miglioro qualcosa, dove volete che vi porto nel limite del possibile. E niente ragazzi, grazie ancora per la fiducia. Per questo video è tutto, vi ricordo ancora iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche e alla prossima. E come dice Heidi alle pecorelle, ciao ciao!